Vicchio. 28 agosto 2023 arriva anche a Vicchio l'emergenza profughi che sta colpendo l'Italia dopo gli sbarchi delle ultime ore. Domenica pomeriggio nel campeggio sono state montate due tende destinate ad ospitare un gruppo di migranti adiacente alla piscina comunale, mentre dovrebbero arrivare i 16 migranti che dovrebbero occuparli, principalmente afghani, siriani e nordafricani, a causa dei ritardi nei voli di trasferimento militari. Tra martedì e mercoledì, il sindaco Vicchio, Filippo Carlà Campa, spiega dopo lunga giornata trascorsa a cercare soluzione. Grazie all'attento lavoro della prefettura, in collaborazione con il comune Vicchio, l'associazione Pro Loco, sono stati trovati alcuni dei primi alloggi per i migranti. Abbiamo deciso montare due tende nel campeggio per rispondere all'emergenza rifugiati. Le tende, secondo quanto si apprende, provengono dal coordinamento delle Misericordie fiorentine, in particolare Firenzuola ed Elimpruneta. Sono state montate dai rispettivi volontari coadiuvati da quelli della Misericordia Vicchio. Il sindaco Vicchio rassicura, non diventerà certo una tendopoli. Sono e sarò sempre contrario alla creazione di strutture temporanee che non risolvono il problema, ma mettono ancor più i migranti in situazioni disagiate e poco dignitose. Manca un serio lavoro preventivo, concertazione. I comuni non possono essere sempre l'ultima ruota del carro. Il discorso, però, è particolarmente controverso, e insieme alle perplessità di alcune associazioni locali e dell'opposizione arrivano i chiarimenti di altri amministratori del Mugello, che ricostruiscono quanto accaduto nei giorni scorsi e sottolineano la loro netta contrarietà all'uso delle tende. Carlotta Tai, consigliere del comune Borgo San Lorenzo, afferma: il comune di Borgo San Lorenzo è fermamente contrario alle tende. Soluzione disumana e indecente. E spiega: siamo stati ricercati dalla città metropolitana e avevamo dato le referenze una struttura che fa emergenza abitativa, che mi aveva dato la massima disponibilità a mettere a disposizione una stanza in via temporanea. Per quanto ne so, poi però i gestori della struttura non sono stati contattati. Poi ho letto delle tende, che per noi restano inaccettabili, soprattutto con queste previsioni meteo, cosa che ci sembra incredibile. Dello stesso avviso Stefano Passiatore, che ricorda aver trovato alloggio domenica 6 migranti da sabato sera fino a domenica dopo pranzo. Racconta: ho discusso con la prefettura mettere a disposizione due appartamenti per l'emergenza abitativa che il comune di Dicomano ha. Un totale 6 posti. Da evitare assolutamente l'uso delle tende. Abbiamo anche fatto un sopralluogo con i vigili del fuoco, i carabinieri e la prefettura domenica all'ora di pranzo. Voglio evitare nel modo più assoluto è l'installazione delle tende, che sono il fallimento del sistema di accoglienza. Passiatore mette poi in discussione anche il sistema dei capitolati di accoglienza che sono stati abbassati. Col